Prima si considerava una ficaia, una cosa semplice, una radice normale, invece non è così. Ha un apparato radicale talmente diffuso che sta creando dei problemi strutturali al ponte, per cui bisogna intervenire dall'alto, bisogna scavare, e per cui c'è l'archeologo, perché sta lì a guardare il selciato, se le pietre... Allora ce l'ha detto la sovrintendenza, qui se volete scavare... va bene, perché ognuno fa il suo lavoro. Allora, siccome lui è chiamato a spiegare in maniera tecnica la cosa, lei poi ci può ridere quanto gli pare. I fatti sono questi, mo si sceglie. Riunione infuocata a Ponte Buriano, frazione del comune di Arezzo, tra i cittadini e Silvia Chiassai, neopresidente della provincia. Il ponte romanico, che si trova lungo la Sette Ponti nel pieno della seconda fase di restauro, doveva essere riaperto, ma le sue condizioni non lo permettono ancora. Tra le problematiche da risolvere, una radice secolare di ficaia ritrovata al suo interno e un doppio selciato scoperto recentemente che non può essere danneggiato. L'infrastruttura è ad oggi considerata fondamentale per il collegamento tra Arezzo e il Valdarno, con una mole di veicoli anche pesanti che la attraversano di circa 15.000 al giorno. La notizia, alla fine, è la sua riapertura il prossimo 16 dicembre, ma non al traffico pesante. Poi, da luglio, un nuovo stop e la viabilità alternativa che devono percorrere soprattutto i residenti di Castiglion Fibocchi e Capolona è il problema più impellente. Io che la provincia mi deve dare le strade sicure, in sicurezza. Bravo, va bene. Non come fino ad ora, capito? Perché passare di qua si rischia la vita tutti i giorni. Perché se si trova una corriera dietro a un pullman, una persona che non è nemmeno tanto pratica, finisce in fossetta, si ammazza e si fa male, dopo chi ce l'ha la coscienza? Anche la corriera, un pullman di ragazzi che vanno a scuola, che vola di sotto, chi vola di sotto, fa banchine, vola di sotto, di chi era che c'ha la deroga per passare. Dopo i padri di famiglia vengono a cercare chi. Il primo incontro che faccio sono venuto a Ponte Buriano, e 2 settimane sono stata lì, va bene? Quindi sono venuta nella situazione peggiore, aspetta un attimo, peggiore c'era, va bene, se no potevo evitare. Allora, detto questo, ho già chiesto un appuntamento in regione, io ho già parlato, così però bisogna parlarci per bene con la regione, probabilmente dovrò sentire anche il ministero, perché? Perché la situazione qui di questo ponte, come diceva l'ingegnere, è una situazione di un ponte del 1002, non è mai stato fatto nulla. Questo intervento di 700.000 euro, che comunque è stato importante e che ci ha donato la regione perché non era tenuta a farlo, purtroppo non risolve il problema. Quindi noi bisogna pensare che il traffico pesante di qui non ci può passare e dobbiamo quindi trovare una soluzione definitiva per tutta l'area. Va bene? Definitiva. Allora, io dovrò cercare di capire se c'è la possibilità di avere un finanziamento per riuscire a creare un ponte alternativo, se non è possibile farlo. Se non è possibile farlo, cosa possiamo fare? Perché non è che potete stare in questa condizione in futuro. Va bene? Io ci metto la faccia, vado dagli enti preposti e cerco di capire e di insistere a farli capire. Detto questo, finché non torno con una risposta, sono parole, quindi io mi impegno. È molto pericolosa. Capisco che i lavori vanno fatti a Ponte Buriano, ma l'alternativa doveva essere o sistemare questa strada, perché manca veramente l'asfalto, è stato fatto delle toppe e basta, non è che è stato rifatto, è stata allargata leggermente, sono state tagliate le piante, i lavori sono stati fatto qualcosina per far vedere dopo la chiusura del ponte Buriano l'anno scorso. L'alternativa è veramente pericolosa. Ci sa questo disagio che fra le altre cose non hanno fatto nemmeno un'alternativa di strada adeguata, perché quando si incrociano due pullman, e purtroppo ci sa anche quello lì il problema, non si passa più, si blocca in certi punti, specialmente in certe curve, in certi punti stretti della nuova, diciamo così, viabilità tra virgolette che hanno creato. È impossibile. È illuminato o è... Poco, pochissimo, niente, diciamo, zero. Dovrà essere, diciamo, valutato la messa in sicurezza, trovare il finanziamento e nello stesso momento anche studiare un percorso che porti a un ponte alternativo a Ponte Buriano in tempi brevi, comunque relativamente brevi, vista la burocrazia italiana e il fatto, diciamo, che la complessità dell'operazione, il fatto che comunque le province sono a metà di un guado e bisogna capire anche, diciamo, dove andranno.